Prima vediamo prima noi che siamo una massa di stronzo. Noi siamo di prima. Noi siamo di prima. Lo sindacato siamo noi, sì. E li mandiamo sempre sopra da. Chi sono stato l'altro ieri da? Sono tutti i giorni che vengono qua i sindacati. A fare che cosa? Ma sono salito solamente i sindacati. E l'operaio stiamo qua. Ma lo sto facendo tra sì, lo sto facendo tra primo mondo. Vogliamo le pulite, che fanno da solo? Ha fatto la richiesta. Non ancora. Andiamo a mettere prima l'accordo. Andiamo a fare la prima. Ma che già lo sanno, andate. Già lo sanno, andate. Prego, passate, passate. Ma la capo! Non so con chi avete avuto a che fare fino ad oggi, io sono una persona corretta. Io se vi dite una cosa la faccio. Ma noi stiamo aspettando correttamente. Ha chiesto se io avevo fatto veramente la richiesta. Sto dicendo che ha interesse avere a pigliarvi per il no, cioè che ci guadagno qualche fa. No, perché voi. Rispetto, mi siamo abituati, tanto tutto quanto ci vengono con voi. No, non è mia abitudine. Io chiedo se mi dicono sì, non mi costa niente la prima. A voi che c'entrate? Poi siete persone più grandi. Se no a noi un sento l'ambro mingare. Lasciamo un po'. Ma se a noi non rappresentiamo niente, abbassa un pochino, abbassa. Mandaci il soldo che è Natale! Abbassa un pochino. Saldo, la potesse Natale che ci facciamo no! Per quanto riguarda i delegati, ne sono 5 delegati. Possono salire dei delegati? 5 per i sindaci. La richiesta è stata fatta. Vi ho detto che vi darebbero una mano momentaneamente. La tensione quindi per esigenze è proprio di ordine pubblico. Ma sta a casa senza aspettare, ma muri in casa. La risposta è negativa. Hanno detto dovete morire qua. Avete visto? Cazzo, non fa tagliare le tazioni! E la prima di una struzza! Cazzo, struzza a merda! Ai segretari regionali, senza delegazione, ve la discendo! Non ti accetto l'imposizione, la selezione campagna dei delinquenti! Sono andato d'accordo! E perché non è facendo sani, se no voi sanno i fatti loro, quando i casoli prima parazzini, non hai ragione che i sindacati sono prima parazzini, quindi ci hanno detto non facendo sani, se no poi sentono i fatti nostri. Quante persone a te lo sei? Ma che stiamo per fare? Quale presidente ha venuto? Nessuna, allora? Non vogliamo cambiare, non cambiamo mai, se siamo sempre noi. Ma perché il presidente non poteva uscire a tutto l'operaio? Ma i sindaci, hanno me l'accapalare, è successo. Hai voglia di staccare, che ci viene menata la vita. Ha capito o no? Se non vengono i sindaci qua, quante persone? Noi stiamo sempre a cantare. E i sindaci addosso, l'operaio nostro addosso, 4.000 persone addosso, hanno da guadagnare o no? Ho posto la venite la rate che per saranno portati i voti al successo, no? Se non ci fanno salire facciamo un altro blocco stradale, vai sta manina. Perché Caldone non gestisce la regione campana, non sta a casa sua Caldone. Gestisce l'ente pubblico Caldone. Non ci fanno, è arrivata la risposta, no. È già arrivata la risposta. No agli operai. Ma scusami no, dammi il Beppe,
Ognuno non dà i figli. Tutti qua, lì c'è. Scendete giù, dale, scendete a base. Chiedete, o salite l'opera, oppure scendete giù, vedi. Allora, o salite l'opera, oppure scendete giù. Se lui è un lavoratore a tempo indeterminato, sì. Di che legge ha bisogno per lavorare? Non capisce. Ha bisogno solo dei soldi, quelli che mancano. Sì. Allora sto dicendo, io sono un lavoratore a tempo indeterminato, sì. Sono assunto, certo. Quale legge dovrebbe dire noi soldi? Cioè, c'è una legge 11, la 11 del 96. È scaduta. Non è scaduta, è stata rinnovata nel 2004. La legge non sta, se non ne fai un'altra. Solo che la regione non prevede nessuna copertura finanziaria per questa legge. Nel bilancio, e stiamo lavorando adesso su dei fondi comunitari. Quindi hanno dirottato lì. Adesso prima lavoravamo voi, prima lavoravamo con i fondi attribuiti alla legge, adesso lavoriamo a progetti, per cui i progetti, le comunità montane sono inadeguate per portare avanti questi progetti. Non li sanno fare, non hanno le capacità, e noi soffrimo. Che facciamo? Stiamo qua, stanno chiusi i camionetti, che non dammo fastidio. Prova, cortesemente, se ci sono segretari provinciali in giro, venite un attimo qua per favore, segretari provinciali. Raffaele, chiama sopra i sindacati regionali e dica se non sale una delegazione di operai, possono scendere giù. Chiamateli, perché se no qua facciamo succedere il casino stamattina. Chiamate il regionale e dite di scendere giù, se una delegazione di operai non sale.